eccomi qua. Dove stai, Francesco? Grazie, grazie di essere qui. Buonasera a tutti, pure. Grazie. La prima volta che ti incontro di persona. Abbiamo solo fatto via Skype. Sì, giusto? Via Skype, un collegamento. Tante persone mi parlano bene di te. Però è la prima volta che... Felice, molto felice. Anche per me un piacere. Per raccontarti abbiamo scelto... Qui facciamo cose un po' diverse, no? Certo. Questa volta abbiamo deciso di giocare alla slot machine. Tu sei un tipo scaramantico? No. Pur essendo napoletano non lo sai poi niente? No, diciamo che un po' di scaramanzia c'è sempre nei napoletani, figurati. Però, diciamo, dipende a che livello di scaramanzia. Cioè non è che ogni cosa... Certo, se vedo il gatto nero mi fermo, faccio passare l'altro e poi passo io. Hai dei numeri che ti portano fortuna? Il 24. Perché? È perché il 24 sono nato io, il 24 febbraio. E oggi è il 25, oggi è il 25. Ci potrebbe dire... Il 25 anche per me è un numero importante, perché il 25 mi ricorda mia madre, che purtroppo l'ho persa il 25 dicembre di molti anni fa. E di tua mamma anche parleremo, però iniziamo con la grafica, Fabrizio. Facciamo girare la ruota con la slot machine e idealmente sarò io a tirare la leva. Vado. Vai. Arriva un pianoforte, perché tutto parte da lì. Anzi no, forse non parte tutto da un pianoforte. Sì, in effetti parte da una fisarmonica tutto, perché mio padre, da un ritorno di un viaggio in Venezuela, portò una fisarmonica, ma non la portò a me. Io avevo 4 anni, la portò a mio fratello. Quindi per me quello è stato un giocattolo che subito ha attratto la mia attenzione, però non ce la facevo a tenerla addosso perché ero piccolo. E quindi mio fratello muoveva il mantice e io cominciavo a muovere i primi tasti. Dopodiché, dopo 2 o 3 anni, abbiamo comprato la prima tastiera e lì è andata avanti. Poi, eccoti, che bella questa cosa. Poi volta. Ho cominciato con l'organo e poi feci l'esame di ammissione al conservatorio, dove ho fatto anche la prima media a 10 anni. E lì ho studiato prima organo, che credo sia lo strumento più difficile, perché si devono leggere 3 pentagrammi contemporaneamente, mano destra, mano sinistra e la pedaliera. Quindi è come leggere 3 giornali, difficilissimo. Però a me piaceva il pianoforte, perché il pianoforte, che tu la dinamica la gestisci tu. Poi mi dava più stile. Poi per suonare l'organo ci volevano le scarpe col tacco e con la punta. Allora io avevo 10 anni, 11 anni. Quando andò Alessio, che scarpe si è messa al piede? Allora io, per evitare questo, ho scelto poi di continuare col pianoforte. Ed è stato il giocattolo che ancora oggi, a distanza di 40 anni, ci continua a giocare. Lì quanti anni avevi nell'immagine precedente? Lì avevo 12 anni. Ma tu eri uno studente modello, eri attento alle regole? Guarda, no, sono sempre stato uno studente in conservatorio. Se tu azzardavi a suonare una canzone, ti bacchettavano, perché la musica... io ricordo la mia prima insegnante di organo, che era Maria Valeria Briganti, mi disse: ma tu, se io suonavo le canzoni con la scusa di andare in bagno, siccome in conservatorio c'era in ogni stanza un pianoforte, che era il sogno di tutti i pianisti, uno Steinway, e mi disse: ma tu da grande vuoi fare il musicista o vuoi fare il musicante? E io non capivo questa differenza, perché io andavo a suonare le canzoni, la musica leggera. Sì. Invece poi, a distanza di anni, ad una domenica in di tanti anni fa, mi chiamo la mia prima insegnante, e mi disse: devo dire la verità, quel musicante è diventato un grande musicista. Mi fece dei complimenti. Con lei ho fatto organo, poi ho studiato pianoforte con Anna Maria Napolitano, che ancora oggi mi sento. Ogni tanto mi arriva qualche messaggino della prof che mi fa i complimenti. Lo credo, chissà che orgoglio per tutti. Una cosa bella. Anche per loro, perché abbiamo visto anticipata la foto dei tuoi genitori. Tu sei un uomo realizzato da tutti i punti di vista, giovanissimo nonno, 39 anni, 3 figli, eccetera, però si è sempre quattro figli. Quattro figli, me ne ero persa uno. Sì, sì. Me ero persa un figlio. Figli si rimane e loro ti hanno accompagnato in tutto e per tutto. Ma Mario è stato la prima persona a credere in me, perché io ero il suo pianista. E un giorno, quasi per gioco, gli proposi di cantare una canzone con me. Calcola che io non ero un cantante, ero solo un autore ed ero un arrangiatore ed ero il suo pianista.
E lui mi disse, ma perché tu sai pure cantare? Io dissi, ci provo. Gli feci sentire il brano e subito, diciamo, mi ha aperto le porte del mondo, perché cantare, fare il primo duetto della mia carriera, cioè nel senso come protagonista, come cantante, cantare con Mario Merola è come se in America tu canti con Frank Sinatra. Diciamo che è stato bello quel periodo, però adesso poi c'era bisogno della conferma, quindi è stata una carriera veramente piena di soddisfazioni, tantissimi sacrifici, perché sai che quando vieni dal sud, soprattutto dalla mia Napoli, noi nasciamo per non avere, siamo nati per non avere. Quando ottieni qualche cosa sembra quasi che ti devi giustificare il perché. E devo dire che Mario diceva sempre, io un giorno perderò il pianista, ma la musica voi ritroverete, vi troverete, insomma, un grande artista. Diciamo che non ho deluso le sue aspettative, però è stata, ed è per questo che io, siccome ho avuto tanto, soprattutto artisticamente, quando c'è bisogno di fare qualcosa per i giovani, quando, io sono sempre in prima linea. Ho avuto un grande insegnamento, perché al di là che lui, quando è finito, si è portato le sue canzoni, però era un grandissimo uomo, era prima un grande uomo e poi un grande artista. Tu senti di aver accolto il suo testimone? Ma più che testimone, una grande responsabilità, perché sono due generi completamente diversi. Mario era un interprete, l'interprete della sceneggiata, io più sul cantautorato. Io sì, ascoltavo, ma come simbolo per la tua città? No, io non mi sento, io sono un figlio di Napoli, come ci sono tanti altri artisti, tanti altri miei colleghi bravissimi, chi ha avuto più fortuna, chi ha avuto meno fortuna, però Napoli è veramente la città della musica, non me ne vogliano altre città, ma Napoli, lo stesso Lucio Dalla amava tanto Napoli e diceva sempre se esistesse una puntura, una siringa, per farmi parlare bene il napoletano, io la farei domani mattina. Vado con la leva, eh? Vai Fabrizio. Vedi, un altro capito. Grandissimo. Io, questa è un'altra grande responsabilità che ho, perché lui prima di morire mi disse, senti Gigi, io ti faccio vedere questo pianoforte, io il giorno che non ci sarò più questo pianoforte deve continuare a suonare bene, te lo devi portare a casa tua. E io a casa mia ho il pianoforte di Renato Carosone, ho un ottimo rapporto con tutta la famiglia, con il figlio Pino, ho conosciuto la moglie e la moglie fu tenerissima quando lui morì, mi disse, caro Gigi, è finita una bella favola. E ne approfitto anche per fare i complimenti a Rai 1, perché quella fiction è stata veramente meravigliosa, il grande Scarpetta ha interpretato, forse una puntata non bastava, forse questa è l'unica pecca, ce ne volevano almeno due, se non tre, su Renato Carosone. E quella è un'altra grande responsabilità, perché avere il pianoforte di Carosone e farlo ancora suonare come lo suonava lui, per me è impossibile, io posso solo togliere la polvere da quel pianoforte. Però Renato era veramente un grande. Ma che grande è Gigi D'Alessio! E tu hai reso omaggio a Renato Carosone, lo hai fatto di recente, no? Era il 2019, sì. Se non sbaglio, noi abbiamo un momento di quella serata. Va bene. Porte canzone con lo stemma re, la populella con la visiera alzata, passo scampagnando per tu lei. Comprano guampo per far guardare. Tu vuoi fare l'americano, americano, se è da me che tu fa male. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti siete disturbati. Tu parli rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi becca me. Chi te ne dà la borsetta di mamma? Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se andatevi da lì, siete a me, non c'è sta niente a fare, ok napoleta. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Insieme a Gualazzi, cameriere, sì. Morgan. Morgan.
Rafael Gualazzi, io e il mio compare, perché lui mi chiama compare, Sergio Cammarini. Guarda, è stata una bella cosa quella, perché tanto noi condividiamo un autore, che è Max Novaresi. Ah sì, che è stato sì, uno dei, lo conosco, degli autori. Aspetta, però... Quale? Quello là molto snello. Quello magro. Sì, cioè, mi è venuto in mente. Quella è stata la mia prima idea, quando ci siamo seduti durante la prima riunione dello spettacolo 20 anni che siamo italiani, con Vanessa incontrata ovviamente, io ho detto, sentite, io ho un desiderio, vorrei fare un omaggio a Carosone con 4 pianoforti. C'è qualcuno che ha storto il naso, ma che facciamo, come facciamo, no, 4 pianoforti. Insomma, lui subito ha capito, ha sposato il mio progetto e devo dire che è stato veramente un momento emozionante per te. È stato bravo. Sì, diciamo che non gli succede spesso questa cosa, però quella volta. Vado, tiro la slot. Oh, e che c'entri tu Titanic. Con Jack Dawson, Leonardo DiCaprio e Titanic? Lo so che c'entro io, perché devi sapere che io per venire fuori, diciamo, io a Napoli avevo il desiderio di, dicevo io, se tutta questa popolarità, questo successo, tutti questi dischi che si vendono a Napoli, perché non provare a fare il salto nazionale? Perché tu devi sapere che noi siamo prima napoletani e poi diventiamo italiani. Io ero una realtà molto forte localmente parlando, però arrivato a Caianiello non mi conosceva più nessuno e quindi feci il mio primo concerto allo Stadio San Paolo a Napoli nel 97, con la speranza che sta notizia potesse insomma arrivare oltre Caianiello, e così fu, solo che invece di arrivare i discografici arrivò un produttore cinematografico che disse, secondo me tu devi fare l'attore, tu pensi che non ho mai recitato nella mia vita. E facemmo un film di una mia canzone che si chiama Anna Re. Questo film uscì nello stesso periodo, il produttore era Nini Grassia, c'era anche Fabio Testi nel film, Urso Maria Guerrini e Maria Monzì ovviamente che era la protagonista. Anna. Questo film uscì nello stesso periodo di Titanic e La Maschera di Ferro. Io ho un articolo sul Mattino di Napoli che dice, perché praticamente noi abbiamo battuto gli incassi con quel film... No, in tutto il sud Italia. Praticamente Anna Re batte DiCaprio, batte Titanic e La Maschera di Ferro. Io glielo farei sapere. No, secondo me l'avrà saputo, perché una volta l'ho incontrata a Roma e gliel'ho detto, ovviamente si è messa a ridere. Pensava che io lo prendessi in giro, senza sapere che era la verità. Ed è stato un momento meraviglioso. Ovviamente un film girato, come dico spesso, senza avere nemmeno un copione, dicevamo i numeri. Ciao, 37, 45 e 19? E lei mi rispondeva, no, 19, 49 e 39. Ah, sì, veramente, è 1700 più 64. Grandi attori, E poi dopo abbiamo doppiato con la storia. Fantastico. Mi sono rimasto traumatizzato da quell'esperienza. Però dietro le quinte invece sì, perché hai realizzato un progetto molto bello. Vorrei mandare subito le immagini e parlare con te di Malaterra. Questa è stata una cosa molto bella per me. Di che si tratta? Proprio come se fosse mamma, per sentire che sto sala, che non trovi la città. Vedi, la mia terra ha subito tante violenze. Io, insieme a tanti amici, sono andato a vedere la parte che c'era da sanare, ma c'era anche una grande parte da difendere. E ho fatto questa iniziativa che mi è partita dal cuore. Poi chiudemmo con feci questo docufilm, chiamai tante persone a darmi una mano, lo stesso Sandro Ruotolo, il ministro Costa è intervenuto insomma in questo docufilm. Devi sapere che poi abbiamo fatto il finale davanti alla Reggia di Caserta, un concerto, forse sarà il mio concerto che ho fatto più gente, perché c'erano circa 400.000 persone. Oh, mamma mia. Sì. Dove, grazie a quel concerto, con degli sponsor abbiamo comprato un'ambulanza neonatale per l'ospedale di Caserta, abbiamo ristrutturato il pronto soccorso del Posillipon,
Diciamo perché io quando faccio un'operazione, quando mi chiamano per essere testimonial di qualche cosa, io cerco attraverso diciamo, l'azienda di fare sempre qualcosa per il territorio. E devo dire che è stata veramente un'iniziativa molto bella, soprattutto perché quell'ambulanza, se sapessi quanti bambini ha salvato. Allora per me è stata una cosa veramente molto molto importante. Continuiamo il racconto della vita artistica e umana di Gigi D'Alessio, tiriamo la slot machine e vediamo cosa appare. Vabbè, Sanremo per me è stato tutto, perché ripeto, io comunque ero una realtà locale, poi feci questo passo passando la Sony, oggi si chiama Sony ma all'epoca si chiamava la BMG, la mia casa discografica, e mi portarono a Sanremo nel 2000, tra l'altro era il Sanremo di Fazio. Tu pensa che a Fazio l'ho visto solo nel 2000, poi non l'ho mai più incontrato nella mia vita. Ma dobbiamo rimediare subito. Non lo so, non l'ho mai più incontrato. Incredibile. Cioè, quindi sono 21 anni. Ho fatto prima io incontrarti. Tu hai fatto, ma senza fare Sanremo. E devo dire che lì andai con Non dirgli mai, subendomi veramente tante cattiverie, tanti pregiudizi, come ti dicevo prima, che noi siamo nati per non avere, poi quando riesci... Perché io poi ho fatto Sanremo direttamente nei Big, sì. E quindi lì c'era Morandi, c'era Giorgia. Sì, però io non mi sentivo un Big. Tu pensa che io ero in gara con loro, ma mi facevi fare gli autografi. Dicevi Gianni, mi fai un autografo, a Giorgia mi fai l'autografo. Perché non ci potevo che pensai che stavo a Sanremo. E devo dire, quel Sanremo del 2000 con Non dirgli mai mi ha aperto le porte del mondo. Ecco, però c'era qualcuno che aveva visto lungo. Perché è vero che quell'anno presentava Fabio Fazio, ma Pippo Baudo si ricorda queste cose. Pippo? No, aspetta, Pippo, aspetta. Senti, così lo facciamo sentire a tutti. Ah, sì? Caro, carissimo Gigi D'Alessio, quanto mi è caro parlare di te, perché ti voglio bene, perché ti conosco bene. Anzi, come ci siamo conosciuti? Io, come ci siamo conosciuti, mi ricordo nel mio ufficio, sei venuto con una pila di dischi enorme, 150 dischi, ho detto, ma che... Dove li hai incisi questi dischi? Sono i dischi che io canto a Napoli, perché tu eri un principe di tutte le feste napoletane, cioè battesimi, cresime, matrimoni, e quindi per ogni volta incidevi i dischi e cantavi canzoni. Dove dici, bisogna scegliere una canzone in italiano, e ne scegliemmo una alla quale ti ho chiesto di apportare la modifica in italiano, concedendoti però la possibilità di mettere un verso in lingua bisogna parlare napoletana, parte europea. Tu l'hai fatto, sei venuto alla festa del disco a Montecatini, appena sei arrivato ci hai messo al pianoforte, tu diplomato al conservatorio San Pietro a Maiella, grande pianista, hai conquistato tutti, e lì è nato il grande Gigi D'Alessio, che adesso è diventato mondiale. Mi raccomando, sempre forte Gigi, ciao. Guarda, grazie Pippo. Pippo è mio padre, Pippo è mio padre, perché mi ha sempre dato una grande carica e ha detto tutte verità. Perché prima cantare in napoletano cioè, era quasi impossibile. Io quando ho fatto il mio primo Sanremo, proprio in Non dirgli mai, c'è una frase che dice «Si stasera t'avessa passà», l'unica frase in napoletano, i discografici, gli autori all'epoca, no, ma non, questo non si può fare, devi cambiare questa frase, ma che facciamo, bilingue, eccetera, eccetera. Cioè, per me il napoletano, che è la canzone italiana conosciuta nel mondo, vabbè, dico, vabbè, ok, la cambio, ma ovviamente feci finta, c'è tante Sanremo in diretta, come possono fare? Quando sono salito su quel palco non vedevo l'ora, perché io ero arrivato lì grazie alla mia città, certo. Grazie al successo della mia città, e quindi io per me su quel palco 21 anni fa ci doveva essere un pezzo della mia città, e quindi io senza perdere tempo proprio sì, stasera da Vessa Masà. Ti rivediamo in quel Sanremo con Fabio Fazio. Presentiamo il prossimo campione, il nono campione in gara di questa sera, Gigi D'Alessio. Buonasera Gigi. Allora, di D'Agostino D'Alessio, Non dirgli mai, dirige il maestro Antonio Annona, salve maestro, canta Gigi D'Alessio. Bravo.
L'ultimo amico che è stato bello quella notte al mare. Dietro una barca aspettavamo stretti che arrivasse il sole. Di quella volta per un tuo ritardo ci tremava il cuore. Quel falso allarme ci teneva uniti senza far l'amore. Non dirti mai, spegni il fuoco che brucia dentro te e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me. Ragazzino, proprio. Sto vedendo quella camicia che se ci fosse stato un po' di vento potevo decollare col collo di quella camicia. E vedi, Sanremo è stata veramente, mi ha aperto le porte del mondo. È stata una cosa bella, anche, ti ripeto, subendo tanti pregiudizi, ma il pubblico mi ha sempre amato. No, perché devi sapere che con la prima classifica io ero già disco di platino. E stavo primo in classifica e sono stato 54 settimane con quell'album, un album che ha venduto circa 2 milioni di dischi ed è stato veramente poi tutto un album, tu non puoi immaginare per realizzare quell'album, perché il problema di Sanremo, sai qual è? Che ti dicono se fai Sanremo, te lo dicono fine dicembre, prima di Natale, chi non lo fa si indossa con Natale, cioè praticamente passa un brutto Natale, chi invece lo fa un bel Natale, solo che la casa discografica, le case discografiche, ovviamente quando sanno che vai a Sanremo, dicono presentiamo l'album, sì, così vendiamo i dischi. Sì. Io praticamente c'avevo solo Non dirgli mai. Quindi ho dovuto fare tutto il disco in un mese, immagina, tra Capitone, Insalata di Rinforzo, A Pastiere, La Minestra, Spaghetti a Bongo, cioè a scrivere queste canzoni, a fare il disco in 3 sale di incisione diverse, da una parte andava a suonare, da una parte andava a cantare, da una parte andava a dirigere i violini, quindi veramente è stato un album che poi... E mi è piaciuto tantissimo. Pensa che quel disco, c'ha una canzone che si chiama Como suena el corazón, che voglio dire è una hit, che io l'avevo data a Raffaella Carrà, non era più mia, l'avevo scritta per Raffaella Carrà. E poi fortunatamente non arrivò proprio a Raffaella Carrà. E io dissi, a me in questo disco mi serve un pezzo allegro, volevo fare, mi riprendo quella, cambio il testo e così fortunatamente diventò la hit di quell'estate. Grazie a Raffaella Carrà. A fare un disco in 30 giorni all'epoca era impensabile, forse oggi impieghi anche una settimana, però all'epoca era impensabile. Una settimana? Oggi sì, oggi si possono fare, oggi con l'apparecchiatura elettronica si possono fare tante cose. Ma vanno scritti i testi, va pensata la No, musica. Se hai le canzoni per realizzarle. Invece okay. Noi in un mese abbiamo suonato, l'abbiamo cantato e l'abbiamo scritto. Quindi incredibile. Vado, giro, vai. Anzi no, tiro la leva. Sofia Loren, Sofia Loren. Quando l'ho incontrata? L'ho incontrata al Premio Barocco, un programma che faceva sempre su Rai 1. E io quando seppi che c'era Sofia, dissi mi fate la cortesia, mi mettete il camerino accanto a lei, perché la voglio conoscere, perché veramente tu vedi Sofia Loren e vedi la Madonna, appunto, c'è poco da fare. Appunto, proprio il camerino accanto volevo. Mi mettono il camerino accanto, allora io vado per bussare e c'era ovviamente uno della sicurezza e voglio dire Sofia, io sono napoletano come te, lei mi vede fa Gigi, quanto si bella quando canta Non digli mai. Io mi sono sciolto, ma proprio sciolto e sono entrato, lei stava parlando con una persona, ma io non l'avevo visto proprio, cioè non mi interessava sta persona di ieri. Sofia, per me sei, che soddisfazione, che cosa bella. A un certo punto fa lei, ti presento un amico, era Gérard Depardieu. Cioè, non me lo so proprio, cioè per me non c'era nessuno accanto a Sofia Loren. Insomma, per un po' portartela alla lunga. Poi dopo ci siamo inventati che abbiamo cantato Reginella, sempre sul palco. Lo vediamo, ce l'abbiamo anche questa. Tutto questo abbiamo avuto Gigi D'Alessio che ci ha accompagnato con le note del suo pianoforte, che ci ha fatto un sottofondo musicale. Lui, guarda, lui è un ammiratore. Che cosa? Cantaci una bella canzone, va. La improvvisa 2 strofe. Sì, improvvisiamo. No. Tu sei fatta una bella. Perché andiamo vicino al pianoforte? No, io non capisco. Lo capello che nastre che rose. Stiva mezza, 3 o 4 chandose e parlavo francese a così.
Fui ladriera che da c'è un drato, fui ladriera a tu l'edda gnorsi, ta giuluna da bene a te, tu me voluta bene a me, ma non c'è mamma più, mai vado tu, distrattamente pensa a me. La lotta io alla Carlucci, a Carlucci mi volete un microfono, quando mi capita più cantare con Sofia Loren. E poi dopo mi chiamò un giorno Vincenzo Mollica e mi disse: ma perché non scrivi una canzone su Sofia Loren? E io scrissi nello stesso album che Uno come te, scrissi la canzone sia per Sofia Loren, che si chiama Donna Sofì, e una per Renato, che si chiama Caro Renato. E poi Sofia mi mandò, mi chiamò, mi telefonò, mi ringraziò, ci siamo incontrati tante volte e posso dire di aver conosciuto veramente il mito di tutti. Il mito degli italiani. Il mito di tutti. Grande Sofia. Torno a tirare la leva, Fabrizio, perché voglio fare un giro intorno al mondo. Vediamo dove ci porta. Beh, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Dove andiamo? Dove andiamo? Quante volte hai fatto il giro del mondo con la tua tournée? Una quindicina di volte. Ho fatto tutta l'America, Canada, Stati Uniti, Sud America, tutta l'Europa, ovviamente l'Australia, Cina, Giappone, Mosca, sono stato a Mosca pure, in Spagna, dappertutto. Insomma, questa ruota ha iniziato a girare dopo Sanremo nel 2000 in maniera corticosa. Ma vedi, perché poi quando sei napoletano, nel mondo anche le canzoni... Guarda, io ho fatto un concerto, uno a Tokyo, un altro a Shanghai, dissi... Chi viene? Erano tutti con gli occhi, non so può fare questo fatto. No, questo. Volevo dire, erano tutti con gli occhi a mandorla e che tutti cantavano. Questa è stata la cosa bella, sia a Tokyo che a Shanghai. Quindi diciamo che essere napoletani è un privilegio, è avere una marcia in più, perché hai un repertorio enorme. Ecco. Sì, ma quando hai visto, che ne so, il tuo nome accanto a quello di Lady Gaga a Toronto? Oppure quando hai cantato davanti a Bill Clinton. È stata una bella, con Clinton è stata una cosa meravigliosa perché era il periodo della Levischi. Sì. E io gli cantai Mala Femmina, Bad Woman. E lui fece ok Gigi, ok, gli dedicai Mala Femmina. Era un concerto per la mia. Io non parlo inglese ma parlo solo napoletano. Io non parlo nemmeno italiano, pensa. Però noi ci facciamo capire. In tutto il mondo. In tutto il mondo, ci facciamo capire. Sì, anche a Parigi. Ti ricordi quando c'è stata l'Olimpiada? L'Olimpiada di Parigi è stata meravigliosa. Vedi i francesi come sono bravi. L'Olimpiada di Parigi non è questo grandissimo teatro. Cioè, in Italia, a Roma, a Napoli, abbiamo teatri molto, molto, molto più belli. Però l'hanno saputo vendere. Perché io quando sono arrivata all'Olimpiada di Parigi ho detto, ma questa è l'Olimpiada di Parigi? Ma veramente l'Olimpiada, ci avete fatto il pacco? Dice, no, questa è l'Olimpiada di Parigi. Un teatro, mi sembra, 1500 posti, non è che tu dici il nome, tu pensa il nome più importante del teatro. In Italia abbiamo dei teatri meravigliosi che purtroppo a me adesso sono chiusi per quello che sappiamo, però arrivare all'Olimpiada di Parigi è stato un altro obiettivo nella vita che ho realizzato. Ci ho cantato 3 volte all'Olimpiada di Parigi. Ed è stata sempre una bella emozione. Eh sì, noi abbiamo rintracciato delle persone. Ma guarda, io non ho parole, te lo voglio soltanto mostrare. Ascolta cosa hanno da dirti, sono tuoi fan francesi. Addirittura. Pronti? Besame, siente come suena il corazon. Io esta noche quiero solo un'emozione. Sembrava un angelo, dagli occhi teneri, chiedeva un attimo da mille brividi. Quando è stanotte? Quando è stanotte? Quando è stanotte? Quando è stanotte? Tramonta il sole. Mon amour, mon amour, ho pieno latte di corazon. Mon amour, mon amour, a piedi nubi vicino al mare. A bailar, a bailar, toda la noche che si era estate. Si balla! Bonjour, je m'appelle Fabienne, je vis en France. Mes parents sont d'origine italienne et depuis toujours j'aime Gigi, j'écoute sa musique, je participe aux concerts, l'Olympia, l'Italie, la Belgique.
Tous les endroits où je peux le suivre, je le suis. Il est vrai que nous l'avons pas mal rencontré, il est proche de ses fans. Et à chaque fois, juste hâte de pouvoir le retrouver en concert. Ciao Gigi. Bonjour Gigi et à bientôt. A bientôt Gigi. Che meraviglia. Una parete intera. Un museo. Sì. No, stavo pensando a quel concerto che ho fatto all'Olimpiade di Parigi. Tu devi sapere, io non so ballare. E quindi, no, avendo fatto due canzoni... Un napoletano che non balla. Non so ballare, io mi... Poteva essere così perfetto. Qualcosa, qualche difetto ce l'ha già avuto. Vabbè. No, è che mi sono inventato quella cosa proprio perché non so ballare, ma quelle canzoni io le devo per forza cantare, perché sono due canzoni di successo, Mon Amour e Come sono e ancora sonno. Mi sono inventato la console del DJ, quindi dicevi tanti facendo il DJ non mi devo muovere, e con la telecamera inquadravo la gente. Adesso rivedendola è stata bella. Cioè, ascolta, quelle, ho trovato le scamotaci per cantare le canzoni senza ballare. Beh, ma così si fa, no? Non si fa una cosa, te ne inventi un'altra, sempre su quel palco devi stare e far divertire. E a me piace il fatto che ci siano fan tuoi in tutto il mondo, amano te, amano la canzone italiana, solo che mentre i francesi hanno mandato un video, e gli italiani si arrangiano un poco. Sì, eh? Sì. Guardate qua, se volete raggiungere Gigi D'Alessio, fate così perché funziona. Sì, sì. Al signor Gigi D'Alessio, cantautore e pianista, Villa Roma, nella villa di Roma. È arrivata. È arrivata. Cioè, come il Papa, Papa Francesco, ti arrivavo. A me è arrivata questa lettera, sì, è vero. Però se quella è la premessa, devo capire cosa c'era scritto dentro. No, vabbè, una lettera di complimenti, eccetera, eccetera. Ma io, a me, quella che mi ha incuriosito, pensa, l'ho conservata proprio perché c'era scritto qua, signor Gigi D'Alessio, cantautore e pianista, Villa Roma, nella villa di Roma. Dico, fantastico. Come ha fatto arrivare questa lettera a casa mia? Intanto... È perché ti conoscono, ti amano, ma tu sei stato primo in classifica per Billboard, cioè il numero uno al mondo, ragazzi, Gigi, sì. D'Alessio. Bella era soddisfazione, 8 marzo, questo era l'8 marzo 2014. Vado, tiro la slot e torniamo lì nel mondo. Cos'è successo lì dentro? Qui, questo è stato il concerto, secondo me, più importante che ho fatto nella mia vita. Cioè, come teatro, ovviamente, per me tutti i concerti, anche i matrimoni per me erano importanti, le comunioni, le feste di piazza, per me tutto è stato importante. Però questo è un po' il sogno di tutti gli artisti, è un po' il pallone d'oro per i calciatori. Arrivare al Radio City Music Hall di New York, e qui ho fatto un concerto meraviglioso il 14 febbraio, alla festa di San Valentino, dove ho avuto tantissimi ospiti non annunciati. Avevo, quello è un teatro che fa 6.000 posti a sedere, meraviglioso, costa l'ira di Dio, non ti dico, pure se fai uno starnuto li devi pagare. Quindi non annunciati. Non annunciati. Perché se avessero saputo che c'era Liza Minnelli, Sylvester Stallone, chissà cosa sono, tra gli altri. Ah, si vedono, sì, li vediamo pure, vai, vai. Slide, non hai provato a cantare? Conosci quella canzone? Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Vieni a me, vieni. Oh my God. Oddio. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Quando. Da solo resterai, non ci lasceremo mai. Oh baby, you're so good. My little down blue, I'm melting away. I'll make a brand new start of it. Come through New York. Mamma mia, mamma mia. No, ti devo raccontare questo aneddoto perché è meraviglioso.
io dovevo fare il concerto normale, cioè dalle 9 alle 11. Quando ci siamo resi conto, perché questo concerto poi l'abbiamo prodotto noi, che avevamo sforato tutti i budget che puoi immaginare, ed è, doveva essere una puntata per Rai 1, chiamo il direttore, all'epoca era Mazza, dico: ma se facciamo due puntate, questo da New York faceva meno 25, io avevo chiamato già tutti gli ospiti, e quindi dice: ok, facciamo due puntate. Però il teatro io ce l'avevo solo quel giorno. E cosa mi sono inventato? Che il concerto, invece di iniziarlo alle 9, ho iniziato alle 7. Dalle 7 alle 9 e dalle 9 alle 11. Anche perché dovevi sapere, se andavo in overtime, visto che mi sto parlando inglese, non ti meravigli. No. Cioè, se superavamo l'orario, costava $5,000 al minuto. Oddio. Quindi te lasci immaginare. Mo, io Sylvester Stallone non l'avevo mai incontrato nella mia vita. Eravamo rimasti, ci vediamo alle 8, facciamo due chiacchiere in camerino e vediamo quello che dobbiamo fare. Sì. Dice: ok, tutto a posto. Invece, iniziando il concerto alle 7, io ho iniziato il concerto, ho dovuto avvisare il pubblico, alle 7 il pubblico preciso abbiamo iniziato il concerto. Ovviamente, io quando ho detto: signore e signori, Sylvester Stallone, l'orchestra parte, pa, 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 pa. Siccome eravamo quattro sul palco, perché c'ero io, Nino Benvenuti e Buonanima di Emil Griffith, un pugile famoso, io mi sono alzato, sono andato da lui, ho detto: I Sly, I am Gigi D'Alessio, cioè tra questi tre sono chi Gigi D'Alessio, non ti confondere. E abbiamo fatto, ti giuro, 20 minuti di spettacolo. Così? Così, io non lo so. Non lo so come sono inventato lì in quei 20 minuti, perché non ci eravamo detti nulla. Allora la prossima volta puoi anche ballare con lui. No, a ballare non se ne parlo, però ti dico che abbiamo fatto quei 20 minuti di lezione, è stata una cosa, anche lui è stato meraviglioso, straordinario, è stato al gioco. Tu pensi che la prima domanda che gli ho fatto, ho detto: senti Sly, ma Adriana era sorda, perché Adriana, cioè, non sapeva che c'era la domanda. E poi da lì si è sciolto il ghiaccio, insomma, si è rotto il ghiaccio e siamo andati avanti. Vado, dai. Tiro ancora l'ultima volta la slot machine, perché voglio arrivare qui. Rapper. Questo è un rapper. E dice... Questo non è un rapper, questo è il re dei rapper. È il re e tu stai restituendo alla tua città attraverso il rap... Sì. Tanto di quello che hai ricevuto, sviluppando nuovi talenti, dando loro la possibilità di avere una nuova carriera, e hai rivisto anche il tuo repertorio. Assolutamente. Io oggi cantare in lingua napoletana fa figo. Oggi è apprezzata non soltanto in tutta Italia, anche all'estero. All'epoca noi abbiamo fatto i sacrifici. E devo dire che questi ragazzi sono straordinari. Con me si stanno divertendo, perché io poi... Quando loro sono venuti a duettare con me, chiamavano i genitori: mamma, guarda che sto facendo, sto cantando con Gigi D'Alessio, perché loro sono cresciuti con le mie canzoni, loro e i loro genitori. E quindi, quando abbiamo unito questa forza, queste due anime diverse della stessa città, perché fondamentalmente cambiano i suoni, i ragazzi hanno scritto delle strofe, perché tutte le parti che cantano loro le scrivono loro. Vengono in sala, ascoltano il beat, diciamo, ascoltano le 8 battute che devono cantare, che devono rappare, si scrivono il testo, vanno in sala e fanno tutto. Ti devo dire che è stata una cosa molto bella, perché, come ti dicevo prima, che ritorniamo all'inizio, io ho avuto da un grandissimo ha duettato con me, che non ero nessuno, non cantavo. Io sto cantando con questi che già sono grandi, perché sono dei grandissimi artisti, e quindi per me è stato un esperimento... È stato un esperimento ben riuscito, e ne approfitto per dire che a giugno uscirà il secondo volume di questa dove si chiuderà tutto il mio primo ciclo napoletano, ci saranno degli inediti dentro, e quindi continueremo ancora su questa strada e poi andremo sempre avanti con la musica pop. E poi appena torneranno i concerti. Non vedo l'ora, forse cominceremo a fare qualcosa con una capienza ridotta. Il nostro mestiere, ci sono tante persone che lavorano nel nostro ambiente, hanno bisogno veramente di lavorare, abbiamo fatto anche altre iniziative, ringrazio Fedez anche perché ha fatto una raccolta fondi importante, abbiamo contribuito tutti quanti. La musica ha bisogno della gente. Anche la gente ha bisogno della musica. Sicuramente. Quindi spero di ritornare presto sul palco, non vedo l'ora, perché mi mancano, queste cose qua mi mancano.
E intanto ci vediamo però un filmato, perché l'abbiamo, l'hai portato, vai, tu, e così lo diamo in regalo ai nostri ascoltatori, a chi ci sta seguendo. Quando si uniscono due generi musicali diversi si può essere travolti da un mix assolutamente esplosivo. A 20 anni di distanza dalla sua prima uscita, godiamoci la nuova versione di Como Suena El Corazón. Sul palco per noi Gigi D'Alessio e Clementino! Ciao! Ciao! Le mani! Parlava poco italiano, diceva te gusta la Spagna. Napoli Corazón, Gigi D'Alessio, Clementino Iena! Besame, siente como suena el corazón. Yo esta noche quiero solo un'emoción. Sembrava un angelo dagli occhi teneri, chiedeva un attimo da mille brividi. Besame, siente come suena il corazon, e il suo sorriso nelle labbra mi fermò. Non era un angelo, ma fosse un diavolo, e quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò. Cleminem si chiama, no, Cleminem. No, ho fatto questo disco, l'ho fatto con tutti i rapper, cioè, ne sono 11, no, 15, perché c'è anche J-Ax, c'è Joe Lee, Renzo Dong, Samurai J, LDA, c'è Vale Lambo, MV Killa, Rocco Hunt, i Bundabash. Ho fatto un disco, una folla, era un assembramento. Come avete fatto? A una alla volta, a cantare, in questo album, L'Elle Blade, speriamo che non mi sono dimenticata a nessuno. Questa non è l'Olimpiade di Parigi. No. Però è altrettanto piccola, più o meno. Poco. Secondo, ma qui è molto più bello però. Dici? Sì. Qui c'è un pianoforte. Non è l'Olimpiade di Parigi, ma abbiamo la Madonna di Lourdes. Sì, certo. Ascolta, lì questo pianoforte è fermo da tipo 55 anni? Più o meno, è lì. E non si muove da lì. Molti l'hanno toccato, molti ci hanno suonato, ma tu sei il numero uno nel mondo. E quindi io farei così. Andiamo. Te lo lascerei suonare. Andiamo a vedere. Mi allontanerei, ti lascerei tutta la scena e ti lascerei cantare. Gigi D'Alessio. Sei importante, sai. Sei l'inferno ideale che sa fare vivere un angelo. Sono un uomo che appena ti guarda diventa uno stupido. Mi racconto da solo che va tutto bene con te. Sei importante, sai. Sei la frase che ho scritto di notte sui muri degli attimi, con l'inchiostro che tutta la vita rimane indelebile. Tutto questo l'ho fatto per non cancellarti mai più. Avvicinati, voglio stringerti. Tu sai fingere, io dimentico. Io ti dirò le cose dette mai. Di questo amore noi saremo gli angeli. Il mio petto da cuscino per la vita ti farà. Sembra cominciata già una storia senza fine. Farò girare il mondo intorno a noi. Arriverà Natale senza nuvole. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. E nel tempo che verrà il mio cuore ti sorprenderà. Quanti amori nascono così, arrivano come quei venti caldi d'Africa del Nord. Chiuso dentro te e ti lasciano crescere e decidere. Quanti amori nascono così, ti prendono e non c'è modo di poter scappare via.
anche le nostre mani ormai si stringono di più e ci sanno convincere di quanto amore c'è. Mai non mollare mai, se non ce la fai, tieni duro e aspetta quel momento prima o poi, finché vita avrai, non mollare mai, manda avanti il cuore che domani vincerà. Non molliamo mai e pensiamo che domani sicuramente sarà molto più bello di oggi. Gigi D'Alessio! Grazie a te, Francesca. La ruota libera! Che grande regalo! Grazie, grazie, grazie. Un regalo per noi e per chi ci segue a casa. Buona vita! Oggi è la festa della liberazione, sì. Quindi speriamo che da domani saremo tutti liberi di respirare. Gigi D'Alessio! Ciao a tutti, grazie! Grazie! Grazie.